Bella a tutti, ragazzi, benvenuti su Nometi Mars. Siamo di nuovo qui su FIFA 18 con il nostro mitico bar, il nostro computer mitico Lorenzo Canà. L'ultimo gameplay che abbiamo fatto era stata unicamente di compravendita. Oggi partiamo già con una bella partitina. Siamo contro il Venezia, quindi questa per la Coppa Italiana questa dovrebbe essere facile, perché il Venezia l'abbiamo già incontrato in birra, l'abbiamo già battuto e sicuramente adesso siamo Yannick 69 milioni è stato comprato. Sono un po' le cifre che spendo io, diciamo. Non è vero niente. Allora, prima di cominciare la partitella, ho fatto qualche acquisto in più, ve lo voglio far vedere. Così facciamo in due minuti. Una cosa da farvi vedere subito, del quale ne vado orgoglioso: Saloni, che non sono i Saloni, i centri di bellezza, ma Saloni è il cognome di questo giocatore, 74 difensore centrale, 74 d'overall, svincolato, non l'ho pagato niente, ragazzi, questo è un fenomeno, 19 anni, 74 è un fenomeno, già così vale 8 milioni e ha 19 anni, quindi ragazzi, spettacolare, mi è andata, non di lusso, di più. Poi abbiamo preso Dalot, terzino destro, che penso l'avevate visto, forse non l'avete visto ancora giocare, forse sì, non mi ricordo. Poi Casede, un altro svincolato, esterno sinistro 68, questo non è un granché, però l'ho preso un po' come tappabuchi perché dobbiamo ancora trovare un esterno sinistro buono. Poi abbiamo Eduardo, che è sia attaccante ma anche esterno sinistro, quindi va benissimo. Poi abbiamo levato Cutrone in attacco, che è la mia ossessione. Abbiamo levato Kozak in attacco, abbiamo messo Luis Enrique, è un altro nuovo acquisto, 70 anni, giovane anche lui, spero che sia promettente e che cresca, ma insomma peggio di Cutrone, penso che insomma. E poi il mitico Anquansolo, soprannominato Anzolo, è pagato 5 milioni tanto, però 72 a 19 anni, ragazzi, questa diventa una bomba. Quindi poi cosa? Vabbè, questo è un altro svincolato, Aird 66, tanto per, e niente, questa riserva è tutta roba da vendere. Bessem purtroppo, cioè in realtà potrebbe giocare, ma preferisco farlo riposare. Al posto di Bessem abbiamo messo Gomez, che si sta comportando alla grande, sta sostituendo Bessem alla grande. Quindi andiamo a farci le nostre partitelle, così ci testiamo un po' tutti questi giocatori. Comunque cominciamo già ad avere una squadra che ha un senso. Ciao a te Pier, buongiorno a tutti. Buongiorno Mikae, capitano sempre a vita. Un offerto anche 15 milioni per Mikae, non lo vendo, anche perché è un 79 di overall. Andiamo ragazzi, dai, giochiamocela. Questi sono già vestiti da funerale, andiamo. Coppa Italiana! Si parte! Ecco lo schieramento dei padroni. Hanno scelto di schierarsi col 4-4-2 col trequartista dietro le punte. La sua chi è posizione questo? Alle spalle dei due attaccanti potrebbe essere una delle chiavi del match. Enrique, già! Prima partita, già, eh! Già perso un pallone. Bene qui il difensore. Gomez! Io ve l'ho detto che Gomez sta sostituendo Bestia alla grande. Caicedo, bravo, Sessego. Ora mi dovrò riabituare ai nomi perché abbiamo... No! Luis Enrique! E due palloni persi per lui. Io segno. Io quest'anno, ragazzi, se... Uè. Ragazzi, siamo col Venezia, Luis Enrique, due palloni toccati, due palloni persi. Io segno. Io, se è vero che non funzionate, vendo, eh. Eccolo Gomez. No, c'era per... Pronti via. Vabbè, ragazzi, è successo un mezzo casino, ma è andato. Detto che Gomez, ragazzi, è successo un mezzo casino perché in realtà la volevo passare a quella dall'altra parte. Niente, vabbè. L'importante è che sia gol.
bruttissimo. Questo è un gran bel gol, è vero. È riuscito a piazzare la palla. La passata indietro, io volevo passarla a quello di fianco. Va bene. E Gomez. Ed ecco dunque arrivato. Mette il timbro. 1-0. Bentivoglio. Bello, vai! Questo è il fenomeno, ragazzi! Questo è il fenomeno promettente! Gomez c'è sempre! Oh! No! Non era cattiva come idea, bravo Gomez! Anche Gomez è un altro, ragazzi, che a me piace parecchio. Si sta dimostrando alla pari di Bestien. E guardate che io comunque l'ho sempre fatto giocare, perché anche quando c'è Bestien, lui entra nel secondo tempo. Allo stesso ruolo, quindi entra come sostituto e non ha mai combinato niente come sostituto. Strano, perché da quando ho levato Bestien e sta giocando lui fin dall'inizio, spacca le montagne. Non capisco, si vede che lui da sostituto non ci ha mai voluto giocare. Si vede non lo so. Ci sono metri a fatto disposizione. Aio, fallissimo. Occhio, perché è una posizione interessante. Niente, nemmeno il cartellino. Ecco. Ci provo, io non so fare, ragazzi. Proviamo. Prova la botta. Conclusione potente, ma il portiere non ha avuto problemi. Va bene, comunque era abbastanza angolato, non credo che andasse fuori. Geico. Grande Eduardo. Ma lo svincolato fenomeno dov'è? Saloni, eccolo. L'ho chiamato, andiamo subito. Saloni, mi raccomando, non mi far fare brutte figure, che ho parlato bene di te. Buona la chiusura. Si era liberato bene, ma è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco. Ma se non avevo neanche toccato il pallone. Ma già il 30esimo. Porca. Vai, oh Gomez, ragazzi, sempre, ragazzi. Vai, cari. E però datemi una mano, porca troia. Ma non può fare tutto da solo, no. Datemi una mano. Vai nel mezzo, no. Che pallonetto nel mezzo dovevi fare. Un bel cross. Dai, su. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà. Ma questi non sono falli, sono constatazioni amichevoli, su. Geico. Bravo, ti fai passare palloni su piedi, bravo. Murello. Saloni, bravo, c'è Saloni. Vedete che Saloni. Caicedo. Vai, però il fenomeno qua no. Eccolo! C'è la prateria per andare! Vai, corri! Perché ti sei fermato? Perché ti sei fermato? Perché? Dai, dai! Oh, oh, oh! Fallo! Fallo! Bel Pirlo! Ah, Pirlone! Vieni, vieni, cartellino rosso. No, adesso ce l'ho io. Mi tira fuori tre di cartellini rossi. Giallo per il difensore, giallo. Decisione che non fa una piega, Pier. Ha visto bene il direttore di gara. Chi lo batte? Chi è? Luis Enrique. Perché Luis Enrique? Io capisco perché deve sempre battere gente che non quaglia. Non sbaglia il calcio di rigore. Mamma mia, ci mette sempre mezzo a batterlo perché non sono mai sicuro. Vabbè, comunque l'ha fatto. Perché devo dare rigore a uno che nemmeno so come gioca? Grande frettezza dal dischetto, è arrivato il gol sul calcio di rigore. Precisa conclusione, il portiere non poteva farci nulla. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Vabbè, un gol.
Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Lo facevo fa a Gomez piuttosto. Il quarto uomo che se lo merita anche. Di recupero. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Andelkovic. Vai. Bravo. Credo stanno giocando bene. Vabbè, siamo col Venezia. Però c'è qualche incomprensione sui passaggi, però anche sulle conclusioni, anche in difesa, tutto. No, vabbè, non stanno giocando malissimo. Vai Sesse, vai Sesse. Bravo Sesse. Non fate fenomeni, ragazzi, passatela. Vai Dilot. Mi strano, non mi devo abituare. Vai Sesse. Molto bene il pallone, ottimo il possesso. Bello questo. No, perché fuori? No. Palla che termina fuori, no. Rimessa dal fondo. Edoardo entra Air. Ma il TD ha impreziosito la sua partita con un gol e diverse conclusioni a rete mettendo più. No, 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 purtroppo esterni sinistri la sostituzione. Allenatore sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Secondo quanto riportato sui giornali, dai, però corteggiato da diverse squadre. Grande Saloni, vedete che Saloni, uno gli svincolati non gli dà una lira, ragazzi, ha già rubato un sacco di palloni. No, l'idea era spettacolare, se entrava questa era gol. Guarda, 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 guarda come si sono incavolati. Grande Sess, bravo. Non è che leva molti palloni Sess alla fine, eh. Dai, e rientra però, non ti fermare, rientra. Oh, grande Sesse, bravo. Vai. Kaise, Kaise, buonanotte. Kaisedo. Io ti segno, ho perso un pallone importante. Segniamo Kaisedo. Occhio al suo movimento. Cerca il traversone. Vai Sessi, tranquillo, tira via. Vai, 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 vai. Che è questo? Lanzo, va. E possono però, un po' di fisico, mettetecelo, ragazzi, se no è inutile. Premia la corsa. Oh, ma tutto di primo questi? Signori. Geico. Questo si ferma. Oh. Ferma. Controlla. Vai Kaisedo, vai, vai Kaisedo. Fai un, metti un po' di energia nelle gambe, su. Vai Gomez. Guardalo, guardalo, guardalo solo. Occasione. Oh! È un altro Gomez. Era anche telefonata questa, conclusione impeccabile. Lui arriva al volo. Ci tira la mina e entra dentro. Questo porta il suo bottino personale a due gol oggi. Dumbia. Ma perché? È terzino. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche, vabbè, da un'altra prospettiva. Facciamo mettere il terzino al posto dell'esterno. Sostituzione, ragazzi, si è messi male. È un problema. Poi chi? Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. E Gomez si è fatta la prima sua doppietta. Ecco, chi è stato? Chi è stato a fa sta cavolata? Cerca l'area di rigore. Chi è stato a fa sta cavolata? Saloni, Saloni va allenato. Saloni va allenato, ma di continuo proprio. Oh Gomez, poi Gomez. No, vai, tira rovesciata, porca. A parte che era lontanissimo, però. Ripartono in campo aperto. Riconquista. Bravo, Andersen. Vittoria del passaggio. Ti sei fatto vedere, Andersen. Palla persa. Anzolo, porca miseria. Non mi puoi perdere i palloni così. C'è spazio per andare. Non è che devi crescere, però.
Vabbè, qui non la stava passando. Recupera palla. Cesse, bravo Cesse. Oh, Cesse, ragazzi. È un finale questo che difficilmente era tra i possibili in vendita, no, ma no. Mi sembra più il caso. Forse troppa fretta. Caicedo è terzino con esterno. Va bene, dai. Vai Caicedo, vai. Caicedo, staresti bene. Mi sostitutite. E che cavolo. Su, famo un passaggio avanti. Ma che è? Oh, ma è finita di rompere le balle. Ma che è questo? Come indica il quarto uomo. Mi dovete rassegnare. 3-0. Finita. Va bene. Così col triplice fischio arbitrale. Diciamo che va abbastanza bene, c'è da cambiare le sostituzioni perché fanno veramente schifo e un paio di giocatori in campo tipo Caicedo. Caicedo sì, gli altri, quell'altro Luis Andres, come si chiama? Ha trascinato, è successo la non l'ho manco visto, cioè l'ho visto quando ha perso due palloni, basta. No, Luis Enrique, ah sì, quello che ha fatto il rigore, che vabbè, rigore non conta, perché rigore, mi sbaglio anche rigore e ti sparo. A Luis Enrique io non l'ho visto, Anzolo sì, anche se poi alla fine non sia stato per niente decisivo, però, insomma. Vabbè ragazzi, comunque ci vediamo la prossima volta, come sempre iscrivetevi al canale, lasciate like e commentate che mi fa piacere parlare con voi, alla prossima, ciao!